Il prossimo passo di Meghan Markle potrebbe essere un invito a Washington DC, sostiene un presentatore di talk radio. Mentre la duchessa avanza le sue ambizioni politiche, un conduttore radiofonico ha affermato che una visita a Washington DC potrebbe essere in programma per Meghan Markle dopo la sua lettera al presidente della Camera Nancy Pelosi e al senatore Chuck Schumer, che ha fatto pressioni per il congedo parentale retribuito negli Stati Uniti. Secondo Mike Graham, Meghan sa molto bene che Nancy Pelosi apprezzerebbe la pubblicità, poiché sia lui che l'esperta reale Angela Levin prevedono una transizione alla politica per la duchessa. Da quando hanno lasciato la famiglia reale, lei e il principe Harry si sono stabiliti negli Stati Uniti come attivisti e personaggi pubblici. Mike Graham, un presentatore di talk radio, ha dichiarato, sa molto bene che Nancy Pelosi ha una tendenza simile, Nancy Pelosi ama un po' di pubblicità, quindi adorerà l'idea di aver ricevuto la lettera. Quindi, senza dubbio. Il prossimo passo sarà perché non vieni a Washington e possiamo farti parlare al Senato sulla questione dell'assistenza all'infanzia. O qualche sciocchezza. L'esperta reale Angela Levin ha continuato, questo è quello che vuole ovviamente, voglio dire che vuole davvero provare a essere un politico. Vuole anche fare film, vuole recitare in loro, vuole anche dire alla gente come investire i loro soldi. Nella lettera, Meghan si è rivolta come la duchessa del Sussex e ha scritto che scriveva come madre. Ha osservato che milioni di donne hanno abbandonato la forza lavoro a un ritmo allarmante e ha riconosciuto il ruolo della pandemia nel rivelare i difetti all'interno della società, scrivendo, la mamma o il genitore che lavora sta affrontando il conflitto di essere presente o essere pagata. Ha anche parlato della sua infanzia, ricordando come si sentiva fortunata a mangiare un'insalata da $4.99 a Sizzler e che aveva iniziato a guadagnare i propri soldi dall'età di 13 anni. Meghan ha scritto, sapevo quanto i miei genitori lavorassero duramente per permetterselo perché anche a $5, mangiare fuori era qualcosa di speciale e mi sentivo fortunata.